Presidente Marcona, allora un interesse particolare per i comuni dell'Alta Marca Trevigiana per il rischio sismico che è maggiore per quelli che saranno gli interventi all'edilizia scolastica agli istituti superiori. Sì, la fascia della Pedemontana è alla criticità sismica 2 e quindi ha un criterio di priorità rispetto alle scuole della pianura. Sulla scorta di questa indicazione per Montebelluna, per Conegliano, Vittorio Veneto, per Pieve di Sorigo sono stati prodotti delle progettualità che sono in fase avanzata e che daranno risposta in termini appunto di sicurezza sismica a quei poli scolastici che ho fatto riferimento. La provincia di Treviso, assieme a quella di Lucca, una delle più virtuose nel panorama nazionale. Penso sia un orgoglio per lei e per tutti i suoi uffici. Esatto, la parola giusta è orgoglio e gratitudine anche nei confronti di chi lavora dietro le quinte, e mi riferisco ai dirigenti piuttosto che ai funzionari del settore dell'edilizia scolastica e del mondo della scuola, che grazie alla loro sensibilità, alla loro capacità e alla loro professionalità hanno fatto sì che la provincia di Treviso si sia fatta trovare pronta nel momento in cui si sono aperte le opportunità di finanziamento e i risultati si sono colti. Una rassicurazione, l'abbiamo chiesto anche prima, per il comitato genitori dell'ITIS Galilei di Conegliano, quindi sarà rispettato il cronoprogramma, insomma sulla base di quella che è la visione che avete dato per la ristrutturazione di questa scuola, che l'ha detto prima, rimane una scuola sicura, altrimenti non sarebbe aperta. Come ha detto bene lei, se non fosse una scuola sicura non sarebbe aperta. Rispetto al cronoprogramma dei lavori, ribadisco che sono stati affidati i lavori per la progettazione rispetto a quei 6 milioni di finanziamento circa già stanziati per il Galileo Galilei, stiamo concorrendo per portarne a casa altri 3. L'ala che oggi è interdetta è oggetto di lavori, il cronoprogramma prevede che verso febbraio siano terminati.